Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, questo è uno di quei video di chiacchiere, uno di quei video dove non giochiamo, non andiamo nello specifico su un argomento, un titolo, un gioco, ma chiacchieriamo un pochino e anzi, io chiacchiero, voi ascoltate, per quelle che sono alcune piccole modifiche, non cambiamenti, qualche aggiunta, qualche delucidazione che riguarda il canale. Nessuno stravolgimento... è in arrivo, perché adesso inizio a trovare un pochino la mia dimensione, quindi andare a fare cose che stravolgerebbero il canale non avrebbe senso, sarebbe completamente folle, ma qualche piccola modifica, aggiustatina o comunque delucidazione su determinate cose voglio darvela. A partire dai che cos'è. Avevo fatto un video, qualche settimana fa, dove avevo detto che i che cos'è sarebbero diventati delle simil recensioni, e al posto dei che cos'è sarebbero arrivati video del tipo 30, i primi 30 minuti su. No, è stata una pessima idea, ci ho ripensato molto molto velocemente e i che cos'è rimarranno quello che avete già imparato a conoscere, ovvero i che cos'è saranno video dove proviamo i primi 30 minuti o su per giù i primi 30 minuti di un gioco. Quindi quello rimane, i che cos'è rimarranno quello che avete già imparato a conoscere, ma arriveranno su determinati titoli per approfondirli un po' dei video dove dopo aver comunque maturato un po' di ore, un discreto quantitativo, insomma le ore necessarie per poter parlare in maniera più o meno approfondita del titolo, arriveranno queste mini recensioni. E poi non le voglio chiamare recensioni perché, ripeto, io non sono un recensore, però comunque sia voglio tentare di dare un'opinione il più neutrale possibile, quando possibile. Ovviamente poi ci sarà anche il mio assolutamente soggettivo parere su quel gioco, ma voglio comunque raccontarlo nel modo più neutro possibile per fare una sorta di panoramica su un titolo senza che necessariamente lo dobbiate provare per decidere, magari anche se, perché no, acquistarlo o comunque valutare un potenziale acquisto, per esempio. Quindi rimarranno i che cos'è e arriveranno questi video mini recensioni, chiamiamoli così, fra di noi pur parlè, ma non saranno vere e proprie mini recensioni. Per quanto riguarda invece le live, rimaniamo fissi con l'appuntamento del venerdì alle 21 e rimaniamo fissi anche con l'appuntamento domenicale, che pian piano sta avendo sempre più seguito e sono molto contento di sta cosa, insieme a Supremo. È nata una bellissima collaborazione, devo dire, ogni volta che giochiamo io mi diverto da matti, veramente da matti. Ringrazio tutti voi che riuscite a partecipare. Chi non riesce a partecipare, ragazzi, la domenica mattina alle 10:30 si recupera comunque la live dopo, e il grazie è ugualmente doveroso, ragazzi. Non vi sentite in obbligo, in dovere o in difetto, non sia mai, perché magari non riuscite a partecipare alla live. Tranquillissimi, non c'è nessunissimo problema. E quindi anche domenica saremo in live. Adesso non più su Valheim, ma su Ark. Quindi erano belle cose anche lì. A proposito di Ark, uscirà poi una volta a settimana un video riassuntivo che riassume eventualmente qualcosa che posso aver fatto io off camera, quello che è stato fatto nella live precedente, per prepararci alla live della domenica successiva. Quindi pure questa è una cosa che voglio sperimentare. In settimana dovreste già vedere il primo e vediamo come va. Fatemi sapere sotto nei commenti e poi vediamo se portarlo come appuntamento fisso, cioè una volta a settimana, e poi la domenica si va in live. Oltre a questo, volevo parlarvi anche dei video di chiacchiere. Video di chiacchiere che saranno più frequenti, ovviamente, quando riuscirò a farne o quando ci sarà un valido spunto per creare una discussione, un dialogo, qualcosa. Perché comunque sono video che mi divertono tanto, sono video dove mi posso aprire e sono video dove solitamente non ho scalette o simili. Magari mi organizzo un minimo di discorso, ma proprio minimo minimo, per non ripetermi troppe volte o impampinarmi. Però tendenzialmente vado molto a braccio, anche perché non mi piace fare video troppo preparati, a meno che non sono video che effettivamente lo richiedono, dove riporto informazioni, notizie, parlo magari di un gioco o racconto una storia, come per esempio i video dove ho raccontato la storia di Dead Island 1 e Riptide. Arriverà ovviamente anche un video uguale per quanto riguarda la storia di Dead Island 2,
perché comunque ho visto che c'è partecipazione, ho visto che quel tipologia di quella tipologia, scusate, di video comunque vi piace, vi interessa, e quindi perché no? Ovviamente non mi fermerò a Dead Island, poi arriverà altra roba, non avrà una cadenza fissa come appuntamento, non aspettate un video di storia, chiamiamolo così, a settimana, perché no. Anche perché ci vuole un po' prepararli comunque per farli bene, non ve credete, però comunque no, usciranno non a cadenza regolare, non una settimana, però usciranno e ne arriveranno tanti altri, perché dei titoli ce ne sono veramente tanti. E ovviamente, perché no, proponete anche voi qualche titolo che magari vi interessa particolarmente scoprire meglio la storia, rivedere, insomma, o che semplicemente magari la storia la sapete a memoria ma andrebbe di vedere un video al riguardo, quindi fatemi sapere comunque nei commenti. Proponete titoli, perché no, perché sono ben propenso ad accettare consigli, anche se ce ne ho già in mente parecchi. Poi per quanto riguarda i video settimanali, ragazzi, per il momento andiamo avanti con Surrounded, andiamo avanti con Bannerlord, e c'è il buco, chiamiamolo così, lasciato, la voragine lasciata da Zomboid. Su Zomboid, ragazzi, ne parleremo su vari aggiornamenti. Arriverà una cosa di Zomboid che ancora non vi posso dire, ma a partire dalla prossima settimana al 98%, se non 100%, inizieranno ad arrivare dei contenuti particolari su Zomboid che spero vi faranno molto piacere. E però per quanto riguarda la serie fissa che c'era su Zomboid, almeno una mesata di pausa me la voglio prendere, perché voglio riorganizzare un attimo le idee, voglio cercare di portare un contenuto su Zomboid che non sia roba troppo già vista, per quanto Zomboid fondamentalmente è quello, però le idee finiscono a un certo punto, comunque Zomboid lo porto da sempre, perciò anche per me è un attimo arrivato il momento di disintossicarmi da Zomboid, però arriverà tanto tanto altro. E poi, ragazzi, un'altra cosa: a breve, finalmente, inizieranno in maniera seria i lavori. Ma ho detto, devo fare dei lavori a casa, devo fare delle piccole modifiche, piccole manco troppo, ma delle modifiche. Questa stanza verrà completamente rivoluzionata, piano piano, però verrà rivoluzionata. Sposterò la postazione, l'amplierò, prenderò luci migliori, insomma arriveranno tante belle cose, quindi è probabile che verso la fine del mese e una buona parte di giugno, forse metà giugno, diciamo che fa video non sarà troppo un problema, far video con la cam un pochino più, perché ci sarà un casino qua dentro, quindi mi dovrò attrezzare, perciò potreste vedere più video senza videocamera, però non è necessariamente un problema. Il problema potrebbero essere le live, però vediamo, piano piano, con calma, non ci preoccupiamo, qualcosa me lo invento. Certo, fare la live senza camera non sarebbe proprio il massimo, però valuteremo, non vi preoccupate. E nulla, queste sono le piccole novità che vi volevo, insomma, di cui volevo rendere partecipi, le piccole novità che ci saranno sul canale, che poi non so, ripeto, novità, sono più che altro delucidazioni e qualche piccola info in più. Niente da troppo assurdo e niente che vada a stravolgere il canale o simili. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio veramente veramente tanto, perché negli ultimi commenti, nell'ultimo periodo, vi sento sempre più vicini, vi sento sempre più partecipi, commentate sempre di più, e i video vanno bene, insomma, ragazzi, vi ringrazio, perché sapete che io mi sbatto, perché per carità, comunque sia, non è che non faccio niente, insomma, il tempo cerco di impiegarlo sempre nel modo migliore per portarvi contenuti buoni, comunque roba che vi possa interessare, piacere e divertirvi, che specialmente quello voglio farlo, sapete, divertirvi e intrattenervi, però non solo giocando, arriveranno quindi anche più video di chiacchiere come questo o le discussioni su determinati argomenti, eccetera eccetera. Però ripeto, grazie a voi, ragazzi, soprattutto perché io posso anche mettermi davanti alla telecamera per, che so, 48 ore filate, registrare gameplay su gameplay, video, recensioni, questo, quell'altro, ma se non ci foste voi, poi comunque, là dietro, dall'altra parte dello schermo, dall'altra parte della telecamera, a vedere questi contenuti e apprezzarli, non avrebbe senso. Quindi, ragazzi, grazie a tutti, veramente tanto. Detto ciò, noi ci vediamo presto su questi schermi, con tante belle cose, qualche titolo nuovo, robetta interessante che sto preparando, piano piano vedrete tutto, ragazzuoli. Io vi aspetto qua sotto nei commenti, fatemi sapere
qualunque cosa che passa per la testa, ragazzi, scrivetela qua sotto, che io so più che felice che legge sempre tutti i commenti e risponde quando posso, ogni volta che posso, insomma, quindi non vi preoccupate, piano piano rispondo a tutti. Ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima, buona vivenza a tutti, ciao. We'll be right back.